Eccoci Ho fatto prima. qua. Ho tolto il coperchio punteria dall'altro motore. La guarnizione è rimasta attaccata qui integra, come si può vedere. E cambio direttamente il coperchio punteria. Ora metto il sigillante sulla guarnizione sua. Metto un po' di sigillante anche sulla base del coperchio e speriamo bene. Però a questo punto voglio fare anche questa cosa qui. Quello che secondo me andava fatto all'epoca. Creargli una superficie ruvida. Forse non gli farà niente, ma ci sta che magari qualcosa gli faccia.
spazio poi sempre più vicino, sempre più stretto. Non serve fargli, diciamo, una carteggiata grossa. Serve giusto a creargli un minimo di superficie ruvida per vedere se magari qualcosa gli blocca. Oh, vai. Allora, però facciamo una cosa fatta bene. Ma questo non esce. Almeno così. Ai ai.
comodità pari zero. Ma ti ritorno. Aia, la gamba. Ora messa anche sul coperchio punterie e ora andiamo a montarglielo. Ok. Ora mettiamo anche qui.
l'ho appellata. E tranquilli, ora il tappo questo io lo levo, ne metto quell'altro più bellino. Questo è di metallo, questo sai.
aspetta, sgrassa prima questo. No. Okay. Ora. Lui che è pieno d'olio pure lui, guardate qua, è pieno d'olio. Così approfitto e lo pulisco pure, guarda. Ah, gli metto il sigillante anche a questi bulloni qui e a questa parte qui, perché da qui esce l'olio.
Allora, io qua bisogna entrarci per così. Ok. Andavo qualcosa. Perfetto. Qua invece ci si entra per così. Sì, non mi è cascato il bullone. Ok. Allora, verifichiamo una cosa fondamentale. Far girare il motore a mano per capire se gli alberi a camme toccano sul coperchio punterie. Niente, questo non gira. Vediamo un po' se l'è in folle, va. Perfetto, alberi a camme non toccano. Questo si richiude tutto strinto a dovere. Lo spessore famoso che ora è troppo basso, ma è magatta. Ah boh, dai, mi si mette il susto lì che ci ho messo io. Grazie.
E dai. Tonna. Ok, a posto. Aspettiamo che asciuga, almeno poi posso pulire per bene anche dentro a dove vanno le candele. Ora torniamo a noi, dove l'ho messo quello che. Lo so anche da pulirlo. No, questa ma se. Ah, voglio mettere. Ma poi me lo dimentico. Questo. Strizza bene. Ok, andiamo a noi, questo. La 7 lì è grossa, tanto la 7 mi serve. La 5 e mezzo la posso rimettere a posto. Di 6 sì, vabbè, è stondata. Dai, ci vanno a 7. Questa non ha la testa col dado. Esci. Uscito. Ora vediamo anche questa fascetta qui, così metto quell'altra che sono su quell'altro manicotto.
Questo manifolto qui deve essere andato sopra un motore che pescava acqua. A giudicare dal troiaio che c'è dentro. Posto pulito, tornato quasi nuovo, solo c'ha 32 anni. Anche questo un po' di troiaiotto lo pescava, eh. Che poi guarda, si stava rompendo anche qui, eh. Dove c'è la fascetta, non solo qui nel mezzo. Una. Due. Il suo. Cazzo, e c'era qualcosa che mi mancava sul coperchio punteria. Ho messo uno straccio, eccolo qua. Lui, oh. Ma perché devo mettere la roba sempre dove c'ho altra roba sotto? Ma lo straccio. Ah, quello lì.
Allora, la scelta inserita là. Questo va qui. Poi lui va di qua. Ecco. Aia. Qua le scelte devono girare, però la seconda non gira. Ora è girato. Vai in fondo, così. E sotto fare stronzo. Sotto fare lo stronzo. Ok.